Se magari eravamo rientrati nel secondo tempo come nel primo, potevamo portare 3 punti a casa. Poi è successo quello che è successo e adesso andiamo avanti. In piedi in Serie B è chiaro che possiamo dire che ce l'abbiamo. Poi adesso l'importante è dopo questa settimana di nazionali prendere bene per finire bene questo campionato. Non è facile quando regali un gol così l'altra squadra, però dopo abbiamo pareggiato, dopo il primo tempo c'era 1-1, potevamo vincerla, abbiamo avuto qualche occasione di gol. Però in calcio si paga subito, se non la segni è l'altra squadra che se la segna. Anche per noi, anche per la città, per i tifosi, per la società dobbiamo dare di più, dobbiamo lavorare di più, perché questo Bari non merita di scendere. Siamo riusciti a recuperare una partita, meritavamo il vantaggio, stavamo bene, era una partita su cui credevamo molto e purtroppo probabilmente sono questi limiti che frenano questa squadra nel momento decisivo per poter fare qualcosa in più ancora, che era anche alla nostra portata visto quello che avevamo fatto il primo tempo. E io ci credevo perché vedevo la squadra che era riuscita proprio a aggredire il Chievo, a recuperare un episodio negativo con personalità, a sfiorare il vantaggio alla fine del primo tempo. Non si possono prendere questi gol, sono queste leggerezze che purtroppo probabilmente ha messo in difficoltà questa squadra e speravo che non si ripetessero. Mister, adesso su che cosa bisogna lavorare a questo punto? Bisogna lavorare su tutto, su quello che sarà il prossimo campionato, come abbiamo fatto precedentemente, e pensare di essere ancora propositivi e positivi.